Non ho mai avuto un pugno di ferro, così come tutti gli associati del sindacato sociale notarile. Abbiamo solo cercato di dialogare con la gente. E Rosario Trepiletti, Iola Nutti, Simona D'Alessio ce ne sono assolutamente testimoni, con un grande equilibrio, con una grande anche umiltà, ma con grande determinazione. Lo Stato non può ogni anno con la legge di stabilità toglierci un pezzo delle nostre competenze. Noi dobbiamo essere chiari, con chiarezza devono riconoscere l'importanza della nostra pubblica funzione. Io sono molto pragmatica, molto diplomatica, lo possono testimoniare tutti quelli che hanno avuto a che fare con me, però ci vuole fermezza. È inutile che noi abbiamo questa veste di istituzionale che ci blocca, non possiamo bloccarci perché tutti gli anni ci tolgono qualcosa, troppo scompariamo. E questo sarà comunque il mio impegno al Consiglio nazionale. Stessa determinazione, stessa attenzione, stessa umiltà, ma attenzione, grande fermezza. Questo lo dico chiaramente. Oltre 40.000 posti di lavoro. Incidere sulla pubblica funzione notarile significa buttare letteralmente per strada 40.000 famiglie. E questo è un aspetto che credo che nessun governo possa tenere in doverosa considerazione. L'altro giorno io non sono in grado di poter dire qual è la posizione del notariato, però mi arrogo il diritto di rappresentare lo spirito che anima migliaia e migliaia di notai che sono convinti della doverosità di questa battaglia, perché è una battaglia di legalità. I notai hanno l'onore e l'onere, di ricevere gli atti in nome della Repubblica Italiana, difendono la Repubblica Italiana e io credo che la Repubblica Italiana debba difendere i notai. Noi in ogni caso... Il lavoro notaio è quella che è la funzione pubblica invece della pubblica amministrazione, cioè, non facciamo finta che è la stessa cosa in termini di efficienza e di sicurezza, perciò le voglio dire... Io non le metterei insieme, cioè quando tu entri e hai un rapporto con un notaio, hai il rapporto con la struttura di un'efficienza che la pubblica amministrazione se la sogna. Scusate. Fare un pezzo di strada insieme per difendere la legalità, lo Stato di diritto in un paese che mi vergogno, dove ci sono giovani che devono scappare all'estero. A me, non vi offendete, non mi interessa minimamente. A me interessa sapere le battaglie che fate, che ruolo avete, e se io vedo che le battaglie che fate e il ruolo rispetto a quelle battaglie è funzionale a rispetto appunto alla garanzia delle cose giuste, delle cose trasparenti, delle cose che appunto danno i diritti di legalità, io sarò sempre, faccio la battutaccia, sarò sempre con la lobby dei notai. Ciao! Questa la lobby dei notai, sapete perché? Perché io sono stato ripreso in diverse trasmissioni, anche su Twitter. Ah, altri file, ma te metti con la lobby dei notai? Sapete come gli ho risposto? Io lo so che non vi soddisferà come gli ho risposto, però ve lo dico lo stesso. Certo, meglio la lobby dei notai che le banche, sempre e comunque. Questo è noi siamo con i notai a combattere la stessa strada, a combattere la stessa battaglia, visto che è una parola bruttissima di questi tempi, a percorrere la stessa strada. Ripeto, su questa strada noi ci siamo incontrati tanti anni fa con il Consiglio, da un paio d'anni siamo incontrati con il sindacato, noi crediamo che se entrambe continuiamo su questa strada, probabilmente qualche cosa di buono per voi, per i cittadini, ma mi permetto di dire, qui sì faccio un po' di demagogia per lo stesso Stato italiano, io credo che riusciremo a fare insieme. Grazie per tutto quello che farà per ripristinare la verità. Certo, chi comanda può fare quello che vuole, e anche se i notai sono deboli, di nessun peso politico, non di meno però devono dire a tutti la verità, in modo che nessuno un giorno possa rimproverarci dicendoci perché non ce l'avete detto prima. Grazie.